No, venga qua, perfetto. Ma che stai facendo? Cosa devi dire? Cosa stai facendo? Filmando mentre guardi. Ma cos'è un video? Lei può dire quello che vuole. Sì. Ah, sei intervenuto. È vero, gli allenatori se ne devono vedere quando. Hai ragione. Hai ragione, posso dire quello che voglio. Non mi viene interessante. Però no, voglio dire. O sono diventato già troppo. Hai visto la Coppa Italia per fare il numero? Credo sia la quarta d'allenatore. Come credo? Credo, perché poi alla fine non è che uno si mette a contare, soprattutto quest'anno poi non c'è neanche tempo per sapere se hai famiglia anche, voglio dire, quanti figli, ma molti li puoi anche dimenticare. Però credo la quarta, sì, la quarta. Ti manca la rucola, il marapone, poi hai visto tutte le chiamate. Diciamo che non ci possiamo lamentare fino adesso, non ci possiamo lamentare, è importante aver vinto oggi contro Perugia in una partita di questa intensità, dove ti fa vedere comunque che le differenze sono veramente poche e quindi contenti dai, però ci sono altri due pezzi grossi davanti, c'è ancora la cattiva. Adesso dobbiamo guardare i playoff, dobbiamo guardare la Champions, cioè, insomma, però adesso andiamo a studiare la Coppa Italia bellissima. Due domande che sono comunque, la Cinque Pellegrini, nonostante il problema che sta preoccupando l'Italia, devo dire che il popolo del volley si è dato appuntamento, ha portato affetto, valore, intelligenza, non è successo niente, ma dimentichiamo il posto di fatto il giorno. 3 o 4 poliziotti, ma sai, perché dimentichiamo queste news? Nell'evento ben organizzato come al solito, diciamo la verità, ma sempre come è stato una grande pallavolo. Anche le interviste prima della partita, molto belle, dall'Ari, bellissimo, dall'Ari che ha tipanato tutta la sua carriera. Grazie, un giorno staremo, un giorno faremo un po' di capire. Dai, diciamo adesso. Chiudiamo questi due giorni che ha regalato qua la sua pallavolo, praticamente erano Olimpiadi, forse posso dirlo anche un po' meglio, perché cioè, i nostri sono i migliori giocatori del mondo. Devo dire che qui si è visto una pallavolo fantastico. Un livello altissimo, bello. E godiamocelo finché ce l'abbiamo in Italia, perché sono stati degli anni che abbiamo dovuto soffrire un po', adesso è ritornato veramente ad essere il centro della pallavolo mondiale, offrendo spettacoli come questi, due giorni. Con sentimento per te. Con sentimento, una volta era la firma, quando lo chiedeva una donna, una ragazza, scrivevo con sentimento. Quando chiedevano gli uomini, con simpatia, ma sai quelle cose così, ci stava. Con simpatia, con sentimento, grazie, alla prossima, viva Spizzano, fegato sano, vinto, ma adesso suoneranno le campane, come sempre, ciao.